Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Allora, oggi voglio parlare dei miei tre film di Natale preferiti che sono stati tratti da libri. So che sarà abbastanza scontato per voi perché sono tre grandissimi classici, però io purtroppo sono una persona banale e scontata e effettivamente le mie storie preferite sono tre grandi classici. Nonostante questo, comunque mi ha fatto piacere fare questa ricerca sul libro dal quale il film è stato tratto, perché mi ha dato anche delle informazioni in più sui libri, sugli autori che hanno ispirato queste grandi storie. Ok, cominciamo! Il primo di cui vi parlo e che io letteralmente adoro e ogni anno riguardo con grandissimo amore è il Grinch. Allora, il personaggio del Grinch ha fatto la sua prima apparizione nel 1957 in un libro per bambini. Da questo libro poi, dato che ebbe un grandissimo successo proprio il personaggio di questo Grinch che odia il Natale, ne furono tratti tre special televisivi. I primi due hanno vinto un Emmy, mentre il terzo addirittura ha vinto due Emmy. Col passare del tempo il Grinch è diventato un classico, soprattutto nella cultura anglosassone, un classico personaggio legato al Natale, tanto che addirittura ancora oggi i mass media ne fanno, o meglio i mass media ne fanno riferimento al Grinch quando parlano di atti vandalici o furti avvenuti proprio nel periodo natalizio. Da questo libro per bambini poi ne è stato tratto un film, è stato tratto il film del Grinch nel 2000, diretto da Ron Howard con il protagonista Jim Carrey. Lo sappiamo tutti di dei non so chi non so, di Cindy Key Lou, del Sindaki, insomma veramente sono parole che ormai sono entrate anche nel nostro vocabolario e ogni anno riguardo volentieri questo film con questa storia così bella, il fatto non soltanto di convincere chi odia il Natale a tornare ad amarlo, ma soprattutto convincere tutti coloro che lo amavano a capire qual è il vero significato del Natale, che è lo stare insieme, il condividere momenti di gioia e di felicità e non soltanto quello di scambiarsi un dono che probabilmente molto spesso è più apparenza che sostanza, ecco, quindi lo trovo sempre un film molto bello ma soprattutto anche molto divertente. Inoltre questo film ha anche vinto l'Oscar per il miglior costume, ovviamente, i migliori costumi, perché è veramente fatto bene, tanto che io da bambina quando lo guardavo, perché nel 2000 avevo 10 anni, pensavo, dato che la storia, come se vi ricordate, è ambientata all'interno di un fiocco di neve, pensavo chissà quanti mondi in ogni fiocco di neve che cade, se in uno solo succede tutto questo, tutta la vicenda del Grinch, ecco, quindi un film fantastico e quindi sono felice di sapere che è stato tratto in realtà da un libro, quindi l'idea di uno scrittore. Il secondo libro, film di cui vi parlo, anche questo grandissimo classico del Natale, è Canto di Natale. Ho già parlato del libro nel primo video dei Libri dell'Avvento, quando parlo di libri che ci servono un po' per entrare nell'atmosfera natalizia. Fatto sta che Canto di Natale è un libro di Charles Dickens scritto nel 1843. Si tratta di un romanzo breve che fa parte, anzi, di una serie di libri sul Natale scritti da Charles Dickens. In ogni caso, Canto di Natale è sicuramente il più famoso. È molto importante riuscire a leggere tra le righe di ciò che Dickens ha voluto narrare, perché all'interno della sua storia c'è una forte critica alla società dell'epoca, in particolare all'analfabetismo, allo sfruttamento del lavoro minorile, alla povertà, perché sono temi, insomma, che compaiono spesso all'interno di quella che sembra una semplice storia natalizia quasi dedicata ai bambini, ecco, in realtà non è così. Come sapete, insomma, la storia è molto commovente, attualissima ancora oggi, perché obiettivamente guardiamoci incontro, la povertà è realmente stata distrutta, nonostante siano passati 200 anni, no? Quindi è una storia appunto attualissima, commovente, molto molto bella e soprattutto carica di begli insegnamenti, quindi adatta anche ai bambini. Ne sono stati fatti tantissimi adattamenti cinematografici e televisivi, ci sono tantissimi riferimenti nel cinema e nella televisione a questa storia. Io comunque ricordo sicuramente l'ultima, che è poi anche la mia preferita,
quella realizzata nel 2009 con appunto il film d'animazione A Christmas Carol. Questo è stato uno dei primi film realizzati con l'animazione digitalizzata 3D, che quindi prevede l'utilizzo, tra virgolette, di attori in carne ed ossa, e anche se all'immagine, appunto, una volta realizzato, sembra che si tratti di disegni. Questo permette chiaramente di sovrapporre il disegno alla persona fisica e quindi di rendere anche nel disegno le espressioni del viso e del corpo, insomma, il più realistiche possibile. Io l'ho amato, mi è piaciuto moltissimo, perché Jim Carrey mi piace molto nella sua versione anziana in questo film, che oltretutto in 3D è realmente, come posso dire, coinvolgente. E niente, ogni anno me lo riguardo con grande piacere, perché appunto è un classico e poi mi piace proprio il film. Il terzo ed ultimo film, libro, che io adoro per Natale è Polar Express. Anche Polar Express è in realtà un'idea nata da uno scrittore. Chris Van Allsburg ha scritto appunto un libro chiamato Polar Express nel 1985. Era un libro illustrato per bambini, dove appunto veniva narrata la storia di questo bambino che non crede assolutamente all'esistenza di Babbo Natale e che una notte sogna di fare un viaggio pieno di peripezie verso il Polo Nord, verso la casa di Babbo Natale. Allora, la storia è molto bella, viene appunto anche questa consigliata molto ai bambini, perché è una storia che fa capire, anche se non lo dice apertamente, che è importante avere fede, quindi avere fiducia in qualcosa o in qualcuno anche se non lo vediamo. E questo credo sia un messaggio importantissimo che molti adulti dimenticano e che invece i bambini ricordano bene. E anche questo qui, appunto, è stato da questa storia che è stato tratto un film, o meglio un film d'animazione. Nel 2004 è stato realizzato Polar Express, sempre con l'animazione digitalizzata 3D, che appunto vede l'utilizzo di attori in carne ed ossa per riuscire a rendere al meglio le espressioni dei personaggi. In questo caso abbiamo Tom Hanks, che in maniera anche abbastanza ironica interpreta ben 6 personaggi all'interno del film, tra cui anche il bambino protagonista, questo bambino di 8 anni. Quindi è veramente interessante anche vedere come la digitalizzazione o comunque la tecnologia aiuti anche in questo senso e si sia unita alla realtà per creare qualcosa di fantastico. Anche in questo caso il film è disponibile anche in 3D ed è ancora più bello, ancora più coinvolgente se avete la possibilità di vederlo in questa maniera, ecco. Come ho detto, il messaggio dietro a questo film è veramente, a questo libro chiaramente, è veramente bello, e tutti e 3 i film che di cui vi ho parlato oggi hanno un po' questo, e secondo me è questo che deve passare quando si parla di Natale, che non tutto è legato all'apparenza e al denaro, ma che c'è dell'altro da riscoprire ad ogni Natale, qualcosa di più profondo, di più intimo e di più umano, e che chiaramente ho la speranza che poi una persona si porti dietro per tutto il resto dell'anno. Per esempio, la carità è una cosa che andrebbe fatta tutto l'anno, però probabilmente il Natale è il periodo migliore per riscoprirla, ecco. Quindi sicuramente conoscere storie del genere aiuta a interpretare il Natale nella maniera giusta. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io vi ricordo che alla fine del video ci sarà il quadro dove cliccare per poter vedere tutti i libri dell'avvento, e niente, noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!